Salve gente, sono Larus, eccomi qua su Kerbal Space Program per Proviamo. Che cos'è Kerbal Space Program? Kerbal Space Program è un gioco in cui noi dobbiamo fare delle missioni spaziali, molto semplicemente. Ed è un gioco molto, molto difficile, però molto appagante e dà delle grandissime soddisfazioni. So che molti su YouTube l'hanno già giocato, ci hanno già fatto delle serie, magari molti di voi lo staranno già giocando oppure l'avranno già conosciuto. Però comunque, secondo me, sembra comunque giusto dedicare una puntata. Facciamo subito una partita. E bene, volevo fare prima una partita, quella di Default, che non ho ancora fatto nessun volo. Giusto per farvi vedere un po'. Ok, ovviamente prima di andare nello spazio dobbiamo creare un'astronave. Esistono vari tipi di astronavi, esistono satelliti, basi spaziali, lander, oppure anche, l'ho detto satelliti? Sì, no, allora ci sono solo quelli. Quindi possiamo fare quello che vogliamo. Io personalmente vorrei fare un lander con umani e voglio andare sulla Luna o la Moon. Che sarebbe la Loon, qualcosa del genere. Con la U al posto di O. Due O. E lì sì, mettiamo la U. Quella svedese, quella nordica con la I. Quella di Brüssel. Come si chiama? Di Eresi? Qualcosa del genere, non mi ricordo. E non voglio fare lezioni di qualsiasi cosa. Ovviamente. Per andare nello spazio non basta che mettiamo un razzo e ci fa andare nello spazio naturalmente. Perché la parte più difficile per andare nello spazio è uscire dalla Terra. Perché l'atmosfera terrestre è pesante, la gravità è molto elevata rispetto agli altri pianeti. E quindi è sempre un gran problema uscire dalla Terra. E quindi noi dobbiamo suddividere il nostro volo in stadi. Ovviamente dobbiamo partire dagli stadi più avanzati per poi arrivare a quello terrestre. Per quelli più avanzati io proporrei di mettere, cioè quello lì del ritorno dalla Terra, dalla Luna verso la Terra, che non dovrebbe servire molto carburante. Uno di questo. E un Racomaz L24 qualcosa. Ok. No, mettiamolo un po' più su. Ok. Poi, ovviamente, dobbiamo mettere un paracadute se vogliamo tornare sulla Terra perché se no non abbiamo tante chance, ve lo dico palesemente. Mettiamolo sulla testa. Mettiamo una scala, ovviamente, perché una volta arrivati sulla Luna dobbiamo scendere dalla nostra piccola astronave. Ovviamente sì, possiamo ritrarla o meno automaticamente come meglio ci aggrada. Quindi un po' così, così va bene. Sì, queste scalini qui vanno abbastanza bene. Quindi per questa fase è tutto va bene. E ora direi di mettere un modulo SAS. No, non l'ho ancora messo. Già lo devo mettere subito. È il modulo più importante di tutto il gioco. Il modulo SAS è il modulo che serve a far stabilizzare la nave, in poche parole. E senza quello, diciamo, la nostra nave va per i cazzi. Ammazzi. Quindi ok, va bene. L'abbiamo piazzato, ora dobbiamo fare un decoupler. I decoupler sarebbero quelli che separano gli stadi dell'astronave. Quindi qua potete vedere in basso a sinistra, a destra, scusate, in basso a destra che sto mettendo i vari decoupler. I vari stadi, ecco. Questo lo stadio 0 è lo stadio atterraggio sulla Terra, paracadute e avvio. Lo stadio 1 è
Luna, Terra e utilizzeremo questi motori alimentati da questo carburante. Lo stadio 2 è ovviamente staccarsi dallo stadio 3 e passare allo stadio 1. E fate un attimo vedere che motori posso prendere. Questi qua mi intrigano, ne metto due. E metto un motore atomico che a quanto pare tiene abbastanza energia. Cioè utilizza poco carburante, però va un po' lento, ma nelle fasi spaziali va più che bene. Va più che bene. È abbastanza stabile. Quindi mettiamo un decoupler qui sotto e mettiamo un tridecoupler, che sarebbe un decoupler a tre. E sotto possiamo fare quel che cazzo che ci pare. Questo qua. Aspetta, e facciamo le fasi ben fatte, perché ovviamente poi dopo. Ok. Per il decoupler sotto direi di mettere una di queste. Mettiamone due. Anzi tre, giusto perché io sono generoso. E poi dopo mettiamo questo motore qua che va bene per la fase dai 15.000 in poi metri fino all'atmosfera. Poi dopo lo dovrò staccare. Oltretutto, adesso possiamo mettere un altro decoupler. Tutti questi tre. E ora dobbiamo mettere la fase terra 15.000-17.000 metri. E utilizzeremo dei motori a propellente solido. I motori a propellente solido sono dei motori molto instabili, però molto potenti. Ne piazziamo quanto ci aggrada, così ne piazziamo abbastanza. Però che così possa andare bene. E ora, ovviamente, dobbiamo attaccare un po' questi motori qui, visto che non hanno alcun supporto, e utilizzeremo queste cose qui, queste belle cose. Ecco qua. Facciamo tutti degli attacchi. Poi attaccato alla cazzo di cane, però portate pazienza. Larus è sempre preciso in tutto quanto, però quando si tratta di costruire astronavi lui è abbastanza impaziente di mandarle nello spazio. Mettiamo anche una un fin. Che serve praticamente a stabilizzare l'astronave. Vediamo dall'alto se è tutto a posto. Credo che sia tutto a posto. Mettiamo anche per stabilizzare l'astronave queste cose qui, che in poche parole servono a fare aerodinamica, niente di che. Giusto per stabilizzarla, per essere sicuro di tutto quello che faccio. Mettiamo in. Oh, non so che cazzo è fatto. Ok, così credo che possa andare bene. Quindi, sì, ecco, volevo piazzare, solo che non me lo faceva piazzare. E stavo facendo finta di nulla. Qui. Perfetto, così abbiamo tutto attaccato e siamo abbastanza tranquilli. L'astronave la chiamerò verso Geova, non so perché, Mark 1 e la salveremo qui. Quindi partiamo con la nostra Geova Mark 1. Credo di aver messo tutto quanto, di non aver fatto cazzate. Dovrebbe partire l'astronave, in teoria. Ah no, ho fatto una cazzata, però non la dico. Quindi, pronti al decollo. 5, 4, 3, 2, 1. Via. Stiamo
Sì, guardate come brucia, guardate come va. Sta partendo verso le stelle, verso l'infinito. Questa parte qua è molto difficile, infatti spero proprio che non ci sia nulla di male, nulla di storto, tutto deve andare alla perfezione. Ho messo tanti razzi, quindi dovrebbe andare. Io penso che facesse molto di più di 10.000, prima di 10.000. E ok, seconda stadio. Ma che cazzo ho fatto? Mi sono dimenticato di attaccare lo stadio. Sono stato un coglione. Dobbiamo finire il volo e andare un attimo all'assemblaggio del veicolo. Yep, ho sbagliato una parte. Quello che è successo è stato abbastanza semplice. Ho dato l'ordine di attivare questo motore qui. Questo qua. Mentre questo si staccava. Quindi era inutile. Ho solo un bug, diciamo. Ah no, mi sono dimenticato di fare un'altra cosa. Vabbè, non importa. Vediamo se va lo stesso. Mi sono dimenticato di attaccare delle protezioni per l'astronave, però non importa. Via! Dai, che andiamo nello spazio. Sembro i razzi anni 60, anni 50, che venivano mandati allo spazio a tentativi. Possiamo piegarci se possiamo. No, non possiamo, quindi non pieghiamoci. Ok, quindi pieghiamoci un attimo il volere di Geova. Perché sta andando un po' alla cazzo di cane? Perché sta girando su se stesso? Perché? Non sta andando tutto bene. Dai! Ma che merda! Oh, mi sono dimenticato di mettere una cosa, no! Bastard. Ok, quello che mi ero dimenticato di mettere innanzitutto era mettere un po' di stabilità all'astronave. Queste cose qui non sono affatto aerodinamiche, dobbiamo mettere qualcosa un po' più. Un po' più cazzuto, ecco. Ok, quindi mettiamo altre tre cose qui. Ecco, forse dovrebbe essere un po' più stabile. Per renderlo ancora, ancora e ancora più stabile, proporrei di togliere questo. Quindi mettiamo queste ali un po' più grandi. Qui. Poi dopo prendo un canard. E lo metto qui. Dovrei metterle alla base, così. E forse dovrà andare un po' meglio. Questo qua è il Mark II e salviamo e lanciamo nello spazio. Magari andrà un po' meglio. Sempre se riusciremo ad andare nello spazio.
Perché sta andando un po' la cazzo di cane? Ok, allora lasciamo se sta andando la cazzo di cane. Ok, così. Lasciamo il modulo SAS per un attimo. Ok, si può spostare per il... come cavolo si gli va, diciamo. E bene, bene, bene. Stiamo andando. Pieghiamoci un attimo. Ok, continuiamo ancora un po' così. Bene, 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 bene. Ok. Oh, l'astronave sta perdendo un po' il controllo, però noi non ci facciamo tanto caso, continuiamo ad andare. Bene, bene, bene. La poassa è abbastanza alta. Ok. Abbiamo superato l'atmosfera e ora direi che possiamo andare completamente a fanculo. Verso l'orizzonte. Dove cazzo stai andando? Oddio, questa astronave qua è manovrabile quanto un carrello della spesa. Ok. Non puntare verso il basso. Oddio. Devo fare astronave un po' più manovrabili. Perché sto tornando giù. Perché? Oddio, no, 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 no. No. Ah, sì, ho dimenticato un'altra cosa. Devo smettere di dimenticarmi tutte queste cose qui. Ok, adesso torneremo sulla Terra e ci schianteremo, in poche parole. Io ho lasciato a morire dei miei altri miei uomini. Quindi, ricominciamo tutto da capo. Un'altra cosa che mi ero dimenticato di mettere era innanzitutto delle ali migliori. Tipo qualcosa del genere. Mettiamo innanzitutto queste cose qui che mi ero dimenticato, che sono essenziali. Che praticamente che cosa servono queste cose qua essenziali? Servono a rendere più stabile l'astronave, ad operando su queste piccole cose, se si possono chiamare piccole. Ok. Piazziamo un po' di queste cose bruttissime. E vediamo se riusciamo a partire adesso. Rimanendo stabili, possibilmente. La punta sembra... Non so che sembra, è qualcosa di bruttissimo. Ok. Bene, bene, bene. Stiamo andando. Questa volta ho un bel presentimento. Forse riesco ad andare nello spazio. Forse sempre se rimane stabile l'astronave. Ok.
Questa è molto più stabile. Questa astronave. Ok. Bene, bene, bene. La polasse sta aumentando leggermente. E sta andando tutto per il meglio. Sì, sta andando tutto abbastanza bene. Stiamo per ottenere un'orbita. E ora possiamo anche smettere di accelerare un attimo. Possiamo aspettare il raggiungimento della Poasse. Visto che non siamo più affetti dalla gravità ormai. Velocizziamo un po'. Iniziamo a metterci posizione per accelerare in diagonale. Ok, acceleriamo. Vediamo un po' come stiamo andando. Stiamo ottenendo un'orbita completamente circolare. Ok, abbiamo finito questo stadio. Passiamo a quello successivo. Ok, siamo quasi arrivati in atmosfera, mancano 2000 metri solo. Dici solo? Sì, solo 2000 metri. Ok, avrò fatto delle manovre bruttissime, però direi che siamo già arrivati in atmosfera. Ok. Bene, ora abbiamo un'orbita stabile. O quasi. No, non abbiamo un'orbita stabile, dobbiamo ancora accelerare un po'. Ok, stiamo aumentando la Poasse. Cioè la il perigeo, se si può chiamare così. Non so come chiamarlo. Bene. Molto bene. Ok, basta accelerare. Ok, abbiamo un'orbita stabile. Quasi, diciamo. Qua siamo ancora nell'atmosfera, però non importa. Vediamo di accelerare un po', che così riusciremo a incrociare magari l'orbita terrestre con quella lunare. Vediamo un attimo un po' il punto di cattura. Dobbiamo fare un'orbita perché in collisione con la Luna. Perché dovete sapere che in questo gioco qui è tutto basato sulla fisica, sul perigeo appoggio, tutte queste cose qua che non c'ho voglia di imparare. Perché sono stra mega complicate. E mettiamo la Luna come
Innanzitutto, questa manovra qua dobbiamo annullarla perché non avrò mai un punto di incontro con la Luna. Perché noi, io devo aumentare l'apogeo, cioè il perigeo, che sarebbe il punto più vicino alla Terra durante la mia orbita. E per aumentare il perigeo devo accelerare in senso della mia spinta per aumentarlo. Se invece io voglio diminuire il mio apogeo, devo accelerare in senso opposto. In poche parole. Quindi io quello che voglio fare è andare nel perigeo. Nell'apogeo qui, ok, l'ho già sorpassato, perfetto. Quindi tanto abbiamo pochissimo monopropellente. È un problema questo. Perché se ci finisce il monopropellente siamo finiti, ecco. Direi acceleriamo un po'. Ok. Bene. Ho quasi finito il propellente. Perfetto. Quindi, vediamo di accelerare poi qui. Vediamo dove possiamo trovare. Oh, abbiamo un contatto con la Luna. A questo punto. Qui abbiamo un contatto con la Luna. Perfetto. Quindi, quando arriveremo al perigeo, dobbiamo allungare l'apogeo in modo tale da incontrare la Luna. E magari, se Dio vuole, ce la faremo. Sempre se Dio Kerbin vuole. Tanto godiamoci un po' la Terra. Guardate che figo che è sto gioco. Non avete idea di quanto cazzo è figo questo gioco. È magnifico. Dà delle sensazioni allucinantuli. Oh, ecco. No, sto facendo una cazzata, sto accelerando in senso opposto, sono un coglione. Devo accelerare in questo senso. E per aiutarmi utilizzerò un po' di monopropellente vitale. Dai, stai perdendo tempo, Larus, muoviti. Perché sto parlando da solo? Dai. Qui. Vediamo un po'. Come stiamo aumentando la posse. Ci metteremo un bel po'. Ad aumentarlo. Tanto. Perché non ho un motore troppo potente. Ho un motore risparmiante. Che risparmia un po'. Quindi vediamo di aumentare un po'. Dovrò accelerare ancora per quanto? Per 55 secondi, quasi un minuto. Cioè, ah sì, abbiamo abbastanza. Ovviamente abbiamo abbastanza carburante. Per far ciò. Ok, continua così. Ovviamente all'inizio aumenta di poco, ma verso la fine aumenta un casino perché aumenta in maniera proporzionale. La poasse rispetto al periasse. Poi ovviamente più ci allontaniamo dall'atmosfera terrestre, più noi abbiamo possibilità di andare più veloci. Quindi ancora quanti secondi di accelerazione? Ho accelerato troppo? Sì, ho accelerato troppo.
Bene. Ok, ora ho accelerato troppo e devo accelerare in senso opposto. Mi sono perso in chiacchiere. Andiamo, 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 andiamo. Ecco. Così basta. Adesso acceleriamo anche un po'. Oh, ancora. No, aspetta. Oddio, Larus, non far cazzate. Sei un momento cruciale. Non devi far cazzate. No. Dove stai andando, sta nave? Sta girando un casino. Acceleriamo poco. Piano. Ti farò del male, strano. Basta che. Per quel che cazzo ti dico io. Ecco. Quindi togliamo la manovra. Quindi. Bene. Poi continueremo l'orbita e arriveremo alla Luna. Quindi guardate la magia che si farà adesso. La Luna è qui. E pian piano noi stiamo arrivando lì. Ovviamente non dobbiamo accelerare troppo il tempo come faccio di solito. Aggiungiamo una manovra per essere sicuri. Ecco qui. Magari faccio una manovra per restringere un po' l'orbita. Quella lì è un po' troppo grande. Aspettiamo un po'. 45 minuti, un'ora. Ora 9 minuti. Velocizziamo un po'. E devo accelerare poco. Tra un'ora sarò in contatto con questo punto qui, in cui dovrò iniziare la manovra. E passerò vicinissimo alla Luna. Molto vicino. E abbiamo molto carburante. Possiamo anche stare abbastanza tranquilli. Adesso mi sto avvicinando un po' troppo. E dobbiamo fare tutto bene perché se no farò un'orbita che mi manderà nello spazio infinito. E significherà la morte del mio Kerbin. Quindi possiamo accelerare tra poco. Quindi direi di metterci subito in posizione. Ho sprecato quasi tutto il monopropellente. Ok, controlliamo un po'. Acceleriamo poco. Poco, pochissimo. Ok, abbiamo fatto tutto quanto come si doveva. Ora saremo in una fase lentissima dell'orbita perché nell'apogeo, o apoassi, chiamatela come volete. È sempre abbastanza lenta l'orbita. Ovviamente il perigeo è molto più veloce. Ecco la Luna che sta arrivando. Eccola là, la Luna. No, quello lì è Kerbin o è la Luna? Dov'è Kerbin? Oddio, mi sento abbastanza spaesato nello spazio. Oddio, io. Oh, quello lì è la Luna. Quello lì è Kerbin. Oh mio Dio, mi sta venendo la nausea perché quando io. Mi sento spaesato, sempre un po' così. Oh, vedete che bell'orbita che faremo se noi non riusciremo a fare bene tutto quanto, perché praticamente la nostra orbita, usciremo dall'orbita della Luna qui, entreremo nell'orbita terrestre e ci manderà a fanculo, che a sua volta saremo persi nello spazio e non potremo più tornare indietro, quindi dobbiamo fare delle manovre fatte molto bene. Quindi qui vorrei aggiungere una manovra. Ecco
tipo qualcosa del genere. Così mi vado proprio a schiantare sulla luna completamente. Quindi tra 28 minuti inizio già a mettermi in posizione. Qui. Utilizziamo il modulo SAS. Ecco. E velocizziamo un po'. Tra 25 minuti. Tra 6 minuti. Velocizziamo ancora un po'. Iniziamo già a accelerare. Ancora per 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Togliamo la traiettoria. Quindi mi andrò proprio a schiantare contro la luna. E ok, iniziamo un po'. Tra poco entreremo nell'orbita lunare. Ecco. Ora dobbiamo metterci molto bene. E dobbiamo fare attenzione. Perché non voglio schiantarmi contro la luna. Giusto per essere sicuri, non voglio fare nessuna manovra, però. Per capire, tra 49 minuti saremo lì. Quindi. Dai, continuiamo. Tra 30 minuti dovremo iniziare a accelerare. Lo so che sembra una visione abbastanza inquietante. Però. A me pa mette paura vedere la Luna che si avvicina così tanto. Siamo ancora in orbita. Quando entreremo nella superficie lunare, dovrò iniziare ad accelerare. Ok, sto modificando qualcosa nella mia orbita, no? Siamo ancora in orbita. Ok, in orbita. Ok, direi di iniziare tra poco ad accelerare. Poco. Ok, devo di abbassare la velocità drasticamente. Dai, mettiamo tutto quello che abbiamo. Dai. Cazzo, 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 cazzo
Gente, questa qua è stata la mia missione spaziale. Spero che Kerbal Space Program sia stato di vostro gusto. Ci sentiamo alla prossima, gente. Da loro è tutto. Ciao!